Ma ciao e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere delle comparazioni, delle similitudini con il rossetto nuovo di Eric Yomba, Rhodia il numero 3, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, alcune di voi mi hanno chiesto di fare una comparazione, di trovare se ci sono dei colori simili a Rhodia. Io sono andata nel mio beauty dove ho racchiuso tutti i miei lipstick e qualcosa ho trovato e adesso ve lo mostro in questo video. Rhodia è questo stupendo colore qui, è uno degli ultimi lanci di Cosmify per quanto riguarda Eric Yomba ed appartiene alla collezione I Bucolici. È un bellissimo fucsia fluo con una punta di blu che è qualcosa di indescrivibile. È il mio rossetto nella vita, se si può dire. Adesso lo applico sulle labbra e ve lo mostro applicato sulle labbra e poi andiamo a fare le comparazioni. Rhodia applicato sulle labbra. Adesso vado a metterlo qui e andiamo a vedere gli altri colori. Pretty by Flormar Essential Lipstick nel colore 018 si avvicina. È anche questo un bellissimo fucsia fluo. Guardate, ve li metto vicini, però come potete vedere appartengono alla stessa famiglia di fucsia, ma sono, secondo me, saranno differenti, ma già si vede ad occhio nudo. Però andiamolo a swatchare. Questo ha un sottotono più caldo rispetto a Rhodia, guardate, sono della stessa famiglia, ma sono differenti. Però anche questo è un bellissimo colore. Andiamo avanti e proviamo a vedere se Savage di Urban Decay assomiglia a Rhodia. Diciamo che ci siamo avvicinati rispetto a quello di prima, ve lo faccio vedere. Guardate, ci siamo avvicinati, ma diciamo che è un pochino, secondo me non saranno uguali. Andiamo a vedere Savage, che è un altro bellissimo fucsia stupendo. Savage è questo qui e siamo vicini, ma non è il dupe perfetto di Rhodia, anche se è quello che in questo momento si avvicina di più. Vi metto una striscetta qui, guardate, è quello che si avvicina di più, ma ancora non è il dupe perfetto. Alcune di voi mi hanno chiesto se il Candy Yum Yum sia simile o uguale. Adesso andiamo a scoprirlo. Qui il Candy Yum Yum, stupendo colore, meraviglioso. Mettiamoli vicino e vediamo che no, non assomiglia al Candy Yum Yum, ma è veramente molto simile. Io direi che al Candy Yum Yum, guardandoli dal vivo,
forse questo di Flormar è quello che si avvicina di più, quindi se volete un dupe economico di Candy Yum Yum nella linea Pretty Black by Flormar, vi ho appena fatto vedere il colore che si avvicina di più, e anche questo Savage è molto, molto simile. Comunque ritorniamo, andiamo a vedere il Candy Yum Yum sgocciato sulla mano. Cari e care, come potete vedere è sempre della stessa famiglia, ma non ci siamo, non è proprio il dupe perfetto. Io direi che quello che si avvicina di più in assoluto è Savage di Urban Decay. Adesso farò una cosa, toglierò la parte di sotto e andrò a mettere Savage, così vediamo applicato sulle labbra. Se guardate le labbra dopo aver struccato la parte di sotto del rossetto, sono colorate, guardate, sono le mie labbra. E adesso andiamo a provare Savage nella parte inferiore. Direi che è il quasi dupe perfetto, per questo è ancora più fluo applicato sulle labbra, è Savage di Urban Decay. Guardate, tutte e due messi a confronto sulle labbra. Sono simili. Abbiamo trovato il dupe di Rodia ed è Savage Mega Matte di Urban Decay, quindi abbiamo il dupe di Rodia. Quindi se avete già Savage sappiate che è molto molto simile, solo che Savage è ancora più fluo, più predominante rispetto a Rodia sulle labbra, ma applicati Rodia sopra e Savage sotto sono quasi identici, se non identici. Quindi il dupe di Rodia è questo qui, Savage. Bene, miei cari e care, ho trovato il dupe di Rodia, sono contenta di aver condiviso con voi questa scoperta. Fatemi sapere in un commento se volete delle altre comparazioni, così vedrò di accontentarvi. Vi mando un bacio grande, a presto, ciao! Ciao! Sono i rossetti stupendi.